Signore e signori, buonasera, benvenuti alla Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University. It's my great pleasure to welcome you all. I welcome you back, since most of you were also here for the opening of the exhibit that is currently on display. And if you were not, you're more than welcome to take a tour after this conversation. It's going to be mind-opening. It's a great pleasure to have the artists on the stage, Valentina ORNAGHI and Claudio Prestinari, and my colleague Ara Merjian, who also wrote a brilliant essay in the catalogue that you will be given when you leave this auditorium, will moderate the roundtable and ask questions, and I will only serve as translator if they're going to be merciful with me. And we're going to start with the screening of a video, but before we do that, I would like to thank Magazzino Arte Italiana, the curator of the exhibit, Vittorio Calabrese, who is also in the audience, and I assume he will also say something during the roundtable, and Giorgio Spano, and Galleria Continua. There are the two protagonists of this exhibit and the two entities thanks to which this exhibit is possible. So thank you very much, and we'll start with the video and then we'll follow up with a conversation with ORNAGHI Prestinari. Thank you.
Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie di essere venuti. Abbiamo pensato di proiettare questo video un po' per cercare di portarvi nel nostro studio. E, come avrete notato, siamo molto legati alla dimensione domestica, una dimensione anche di intimità e fragilità. E, una dimensione di? Domestica, fragile, intima. Thank you very much for being with us tonight. We wanted to start with this video because it's like bringing you to our studio, and as you will see, we emphasize the domestic dimension of our studio that is intimate and fragile at the same time. Noi lavoriamo insieme dal 2009 e la scelta di lavorare in coppia è per la volontà di sviluppare ogni progetto in un continuo dialogo e condivisione. We've been working together as a couple since 2009, and this was the deliberate choice because the result of our work is the result of a constant dialogue and discussion of our projects. E nel nostro lavoro è sempre presente anche una dualità di pensiero, azione, concetto e manualità, con una spiccata attenzione per i materiali e le loro vocazioni. In our work there is always a duality between pensiero e azione, thought and action, concetto e manualità, and concept and technique, the manual technique. And there is a lot of attention for the materials that we employ in our works. Siamo molto interessati alla realizzazione dei proprio fisica dei delle nostre opere e quindi anche ai processi tecnici, da quelli più antichi a quelli sperimentali. We are very interested in the practical realization of our own works, and we are very interested in the technical processes that lead to the realization of these works, be them the ancient ones that we rediscover or the more technologically advanced one. E invitati a Casa Italiana abbiamo deciso di riflettere proprio sulla dimensione domestica di questo spazio e di accogliere i visitatori con l'opera Mattino nella sala principale. And once we were invited at Casa Italiana, we wanted to realize a work specific for this site, emphasizing the domestic dimension of this place that is called a casa, with the work that you see in the Grand Hall that is called Mattino, Morning. L'opera quella che vedete proiettata è una natura morta, una composizione con caffettiera in alabastro e non è la prima volta che nel nostro lavoro utilizziamo la moca. Già in un precedente lavoro di qualche anno fa avevamo utilizzato questo elemento domestico costruendo questo macchinario che faceva costantemente teneva in ebollizione la moca. As you saw in their main work in the Grand Hall, there is prominently displayed a stovetop coffee maker. Is it the mocha? Is it called in English? The mocha. That one. The Bialetti. It's such an Italian icon that even the word. Anyway, it's a stovetop coffee maker. It's a very Italian symbol, very powerful, and it's not the first time that they feature it in their work. In this installation here, you see that there is a mocha, a coffee maker, that is constantly preparing coffee. The idea was that it would be eternally making coffee. Anche in questo lavoro, la mocha. Praticamente quando abbiamo fatto questo primo lavoro l'avevamo intitolato Esperimento 1 e ci eravamo riproposti ogni tot anni, quando ci sarebbe venuta voglia, di realizzare un'altra moca come un augurio di un eterno mattino e un costante ricominciare.
And when they realized this work, they gave the name experiment number one, because they decided to every so often to repropose the coffee maker, the mocha, in their works as a sort of a reproposal of an eternal morning that appears every now and then. Quindi ci sembrava bello chiamati per questa occasione rifare una nuova mocha. And since we were called for this occasion, we thought it was a good idea to prepare a new coffee machine. Questa volta utilizzando l'alabastro, che è una pietra che ha una caratteristica trasparenza, e ci piace il fatto che svuotando la parte superiore si possa generare questo effetto quasi di riempimento della mocha. And we decided to interpret this time the mocha in alabaster, that, as you know, is a semi-transparent stone. And by emptying the space on top of the coffee maker, we have the sensation that the coffee machine can be filled again. Yeah. La struttura in cui la mocha viene poi inserita è un riferimento a un mobile che Gio Ponti aveva realizzato per la sua ultima casa di Via Dezzi a Milano. E quindi that's. And the structure within the mocha, the alabaster mocha that you see upstairs, is located, is reminiscent of a piece of furniture that Gio Ponti realized for his last home in Via Dezza in Milan. Sempre sul tema della natura morta, questo lavoro che si intitola Chapeau ed è una bottiglia di birra con un tappo scolpito in alabastro, è stato pensato appositamente per questa nicchia, la nicchia già preesistente nello spazio espositivo, e ci piaceva che questo oggetto fosse come abbandonato dopo un party, e anche per noi è un po' una personificazione. And this work is entitled Chapeau, and it's a beer bottle with a cap that is in sculpted alabaster, again alabaster that is coming back, and we deliberately designed it for this space, that is the niche that is pre-existent, that is at the casa, and we wanted the bottle to look like it had been abandoned there after a party. C'è anche in questo lavoro c'è una dialettica tra due elementi, quindi il tappo e la bottiglia, e questa dualità è sempre presente nel nostro lavoro. In this work, the duality that I mentioned before is always present, in this case it's the duality between the cap and the bottle. Invece questo lavoro si intitola Grigio e Lieve, è una serie di 5 fotografie che sono, siamo partiti da uno studio legato alle ombre nei quadri di Giorgio Morandi. And this series is called Grigio Lieve, light gray, and it's a series of 5 photographs that we took, and they're inspired to the shadows in the paintings, in the still lives of Giorgio Morandi. Abbiamo, come vedete, ricostruito la composizione del quadro, e attraverso un software 3D abbiamo inserito la composizione all'interno dello studio di Morandi a Bologna, che abbiamo anche ricostruito sempre digitalmente. Questi software diciamo vengono utilizzati normalmente in architettura per generare i fasci di luce, e quindi si può ricostruire la luce che entrava dalla finestra nel momento in cui Morandi stava dipingendo quel determinato quadro. This is going to be a hard one. The 5 photographs are inspired to the shadows in the paintings of Giorgio Morandi, and they reconstructed the still life, and using a 3D software, they were able to
insert the still life, the objects of the still life in the actual studio by Giorgio Morandi. And this 3D software is normally used by architects, especially to visualize the rays of light coming through the natural light coming through the window. So for them, it was very important in order to recreate the shadows as Morandi probably saw them. E da queste viste abbiamo generato quello che poi è il cono d'ombra nei punti nascosti dagli oggetti. Attraverso questo procedimento, quindi, abbiamo realizzato poi delle sculture del cono d'ombra. So from the passages that you saw before, they reconstructed the shadow projected by the objects minus the objects. And the result of those shadows without the objects is the sculpture that you see realized here. They were very clear. I don't know whether I'm clear at all, but they're very clear. Per noi è importante anche il rapporto tra l'immagine e la cornice. Infatti tutte e cinque le cornici sono progettate, disegnate e realizzate da noi. E questo perché avevamo ascoltato un'intervista di Ghirri, di Luigi Ghirri, fotografo italiano, che raccontava che secondo lui le opere di Morandi sarebbero state da fotografare con la cornice, perché era lui personalmente che sceglieva, abbinava la... Perché secondo appunto Ghirri l'opera di Morandi vive assieme alla cornice. Poi ci sono teorie discordanti, però non abbiamo scelto di approcciare. In these works, the frame is as important as the image, and they also built the frame specifically for each one of these works, and they were influenced in this decision by what Luigi Ghirri, who is probably one of the most important photographers of the 20th century in Italy. We had an exhibit here at the Casa of Ghirri, Il profilo delle nuvole, immediately after his death, yeah. And Ghirri, who photographed the studio of Giorgio Morandi, said that you really cannot separate the frames from the paintings in the case of Morandi, they believed in that, and that's why they realized the frame in conjunction with the image. Le immagini, dunque, abbiamo fatto questi scatti fotografici sempre dallo stesso punto di vista, ma con delle luci differenti che cambiano nel corso della giornata, e le cornici hanno colori diversi. Ci piace che il colore della cornice influenzi anche la percezione dell'immagine, che quindi sembra che abbia un viraggio di colore differente. The photographs were taken always from the same point, but in different moments of the day, so the light changes, and they also like the idea that the frame color influences the way in which you perceive the image at the center. L'altro lavoro presente nella stanza è Fil di ferro, che è una fotografia. Siamo sempre partiti da Giorgio Morandi, ma in questo caso dal suo ultimo disegno, che per noi è una sorta di testamento, perché è l'estrema sintesi con cui riesce con pochissime linee a ridisegnare quello che per tutta la vita ha preso. And the title is Fil di ferro. There is wire, the title of this work. But as a matter of fact, it's a photograph based on the last work that Morandi painted. And for them, the last drawing that Morandi did. And in this drawing, according to our artist, you find the full synthesis of Morandi's visual research, and basically a synthesis of what he aspired to draw for all his life. So it's an extreme synthesis of his work. E per cui abbiamo ricostruito ogni singolo segno, quindi ogni volta che lui staccava la matita dal foglio, in Fil di ferro, e le abbiamo isolato in una composizione
che in cui non si legge più il disegno, ma viene messo in risalto solamente il segno. Ogni segno diventa importante. So they isolated the moments in which Morandi took the pencil off the paper and substituted this with the wire, and basically you lose the concept of what the drawing originally was, and you have this other work. Sì, infatti ogni segno l'abbiamo ridisegnato con una matita di un colore diverso e ci piace che il fil di ferro abbia una sua tridimensionalità e quindi si perde il segno perde il suo referente ma genera ombre perché si vede. So they decided to substitute with different colors pencil the original by Morandi, and then the wire gives a sort of three-dimensionality to the whole thing, so you lose the original drawing, but you find a third dimension in our work. Questa è l'ultima scultura che è presentata nella casa, e è una chiave inglese che avevamo in studio ed era rotta, e abbiamo ricostruito il pezzo mancante in alabastro e la chiave dialoga con il piedistallo che abbiamo disegnato in questo modo perché ci piaceva che somigliasse sia a una colonna classica che a una sorta di radiatore e il titolo è Morso. Quindi per noi è come se avessimo ricostruito il piccolo dente mancante e The title of this work is a morso, this bite, and it's a wrench. My suggeritori are doing a very good job. That is missing a part. They had it in their studio, and they substituted the missing part with a piece in sculpted alabaster, yeah. And it would be considered almost like a tooth. And that's where the title of the work, Bite, comes from. And the wrench sits on a pedestal that could be reminiscent at the same time of a classical column and of a radiator. Ci piace che quando uno prende confidenza con un attrezzo, questo attrezzo diventa una sorta di prolungamento della sua mano ed è come se ripercorresse la storia dell'uomo, quindi dall'uomo della pietra che faceva lo strumento con la selce alla chiave inglese. And we like the idea of tools because they're sort of an extension of the human body, of the arm of somebody, and also because it brings us back from the Stone Age when the first human beings built tools in hard stones and there was a form of prolonging their body. Questo non è un lavoro in mostra, ma è un lavoro che direttamente si relaziona alla chiave inglese e anche ripreso da Ara nel suo saggio, quindi abbiamo pensato di mettere l'immagine. Questo cacciavite con l'impugnatura scolpita in alabastro e la punta scolpita a forma di una piccola luna. Il titolo è Appuntamento. The title of this last work that is not part of the exhibit, but since Ara mentions it in his essay, they wanted to present it to you tonight. It's a very peculiar screwdriver with the handle in sculpted alabaster, and the point is a crescent, is a half moon, and the title of the work is Appuntamento, date or appointment. Probably more a date than an appointment. No, ma ci piace anche la punta. Sì. And in Italian, appuntamento, appointment, date, also has the word punta, that is point in it, so it's impossible to translate in English. Appointment, point, yeah. Appunti. Questa è una serie di disegni, di punte, di trapano principalmente. Sono punte disegnate
in punta d'argento, sciogli lingua. E, la punta d'argento è proprio un filo di argento puro che noi abbiamo appuntito, quindi è proprio il metallo stesso che lascia la sua traccia su questi fogli. Ed è un esercizio di leggerezza perché la punta è molto affilata e bisogna disegnare proprio con la mano molto leggera, accarezzando il foglio, altrimenti si graffia e non si può ripassare più volte. Per cui per noi è proprio questo, ci interessa fare proprio questo tipo di lavoro. Vittorio, come si dice la punta del trapano? No, la punta del trapano. Tip. The drill bit. Drill bit. Okay, this is a series of drill bits. The peculiarity of these drawings is that they are drawn with the silver point that they have shown us before, and the silver points are it's real silver that leaves a trace on the paper, but since it's very sharp, it has to be done with a very, very light hand. Otherwise, you run the risk of scratching the paper. And the other thing is that you cannot go over it more times. So it's an exercise in lightness. In questo caso ci interessa il fatto che il processo di ridisegno trasforma l'acciaio della punta in argento, quindi la rappresentazione come una modalità di trasmutazione del materiale. And in this case we like the idea that the drawing process transforms the stainless steel of the drill bit into silver. So we like the idea that the artistic process causes a change of material. Questo lavoro si chiama Appunti. È una serie di il titolo di questi disegni è Argenteria. E mi ci piace tutto questo gioco di parole tra domestico e l'attrezzeria. And the title of these works is Silverware. And it's a pun between silver and hardware. Come cercavamo di far vedere nel video, per noi anche questi oggetti, gli strumenti da lavoro, sono oggetti quotidiani quanto la moca e la bottiglia. Quindi abbiamo cercato di farli coesistere in questa mostra. And for us, as you have seen from our studio, the drill is an object of daily use, and therefore we wanted to make it coexist with objects like the bottle and the coffee machine. Queste sono una serie di tavole che vengono preparate con la tecnica di cui parla anche il Cennino Cennini nel libro dell'arte, e sono praticamente delle tavole in doratura al guazzo. And this is a series of three tables that are prepared panels prepared according to the technique described by Cennino Cennini, he talks about doratura, right? Doratura. Golden leaf. But voi usate l'argento invece dell'oro? Sì. But they use silver instead of gold, but the technique is the same. Abbiamo studiato delle ricette per modificare la colorazione dell'argilla sottostante all'argento. And we studied different recipes to modify the clay that is underneath the silver foil. E successivamente all'applicazione di questa foglia apponiamo dei punzoni fatti col cacciavite a stella. And after we have applied the silver foil, we make these holes using a star screwdriver. Il cacciavite a stella, come si intuiva anche prima, è per noi uno strumento che ha una poesia intrinseca, perché collega lo strumento del fare, in italiano ovviamente, alla stella. Quindi
And they're really very fond of this tool, of the star screwdriver, because it sort of brings together a tool for making something to the stars. Funziona anche in inglese. La stella è una stella. L'ultimo lavoro si intitola Oltremarino, è un dittico. Anche in questo caso abbiamo riproposto una tecnica antica che è la tempera all'uovo con pigmento di lapislazzuli, che in questo caso però abbiamo utilizzato per la cornice, mentre all'interno è presente un collage che abbiamo realizzato tagliando vari libri di storia dell'arte e monografie in cui era presente abbiamo tagliato questi frammenti di manti della Vergine dipinti da Beato Angelico. Quindi ci piace il rapporto tra la cornice e e ciò che contiene, ed è un modo per rendere visibile la distanza che c'è tra la realtà del colore, quindi cioè la verità che è nella cornice, e la rappresentazione dell'opera. Quindi anche come noi conosciamo appunto l'arte attraverso le immagini. And this last work that they're presenting is the diptych called Oltremarino, and this very special blue that you see in the frame is realized thanks to an ancient technique that mixes together egg-based tempera with lapis lazuli powder. Basically, it's smashed lapis lazuli. And the work, the image at the center, is actually a collage that has been realized by cutting images from art history books, and especially of the cloak of the Virgin Mary in Beato Angelico's paintings. Anche in questa cornice abbiamo utilizzato il blu, però questa volta è un blu otticamente uguale a quello utilizzato da Klein. E all'interno vi sono delle riproduzioni sempre tratte dai libri di storia dell'arte dei dipinti di Klein. E quindi. And here you have a slightly different shade of blue from the one you saw before, and this is inspired to the Klein blue. And in Klein blue, and inside the image is also a collage made out of Klein's images, cut from art history books and put together in this way. E la giusta posizione tra le due cornici è un po' la storia del colore blu, che appunto inizialmente era realizzato attraverso il lapislazzulo e che poi è stato chimicamente riprodotto in. And the relationship between the blue of the two frames is basically the history of the color blue in art history that originally was realized with the lapislazzuli powder, and then it has been substituted with a chemically produced color. Thank you. I won't bore you all with rehearsing what I wrote in the catalogue, but I just wanted to say a few remarks on the extraordinary work of the two artists, which you can all see afterwards if you haven't already. In a general sense, there are dozens, if not hundreds, of artists who have taken up the thread of Giorgio Morandi's studio, but I think really none with the kind of subtlety and nuance and layering, a layering that results not in an overcharged aesthetic, but in precisely one that is at once kind of overdetermined and concentrated, and yet incredibly, as you can tell, distilled in the Grigio Leve, the works that essentially are based upon both a computer-generated module, also the actual light in the studio, and further represented in photographs. And I think in many ways this work really distills the kind of essence or quintessence of their work,
to the extent that it is a kind of concentration of the physical and the metaphysical, the absolutely practical and the conceptual. And with regard to metaphysical, the painter Giorgio De Chirico once said that he hated the word or the term natura morta in Italian because it was redolent of death and of something that is gone, right? That is wilted in a sense. And he preferred the Anglo-Saxon still life or silent life as he translated it literally. And I think you get a sense of how much, for example, in Mattino and in Chapeau, Ornaghi and Prestinari's work really engages with the history of metaphysical painting from De Chirico to Morandi in these intimate domestic spaces that have been at once rendered strange and stripped of their particulars and thereby charged with a kind of poetic lyricism precisely in being evacuated of detail, right? And that the poetics of silence is something that really comes through in those works, which concentrate upon the geometry of ordinary everyday objects, the sort of banality of everyday things that we interact with and yet often overlook. And with that, I want to just open it up to the audience because I'm sure you all have all kinds of questions and comments. Yeah, in the back. Beh, rispondo in italiano. Sì, sì. The question, in case it was not audible, is how does your collaboration work in practice? Yeah. Lo dico un attimo in italiano perché è un po' complicato proprio da sì. Perché è un processo che a noi viene molto spontaneo, quindi non ci rendiamo poi quasi neanche conto esattamente, però dato che ormai lavoriamo da 7 anni, in realtà noi accumuliamo vari schizzi e disegni in un archivio, quindi quando spontaneamente delle intuizioni vengono. E poi lasciamo questi schizzi a un po' decantare e dopodiché cerchiamo di raggrupparli insieme in occasione di qualche mostra o semplicemente per approfondirli come se li raggruppassimo anche per... They've been working together for 7 years, so it has become such a natural process for them that it's very hard to explain how it works. But roughly speaking, they jot down sketches of all kinds of things that they see or they think about, and then they put them together in their archive. And then periodically they take them out and they try to group them together. È un processo di dialogo su ogni singolo lavoro perché gli schizzi rimangono lì e poi quelli che vengono realizzati poi effettivamente sono quelli su cui continuiamo a parlare che quindi per noi diventano importanti e diventano... E anche secondo tra loro. E quindi questo processo di confronto e di dialogo, cioè l'idea non è mai mia o sua, ma è sempre qualcosa che nasce dal nostro punto di vista contemporaneo sulla cosa. Così come una visione bioculare non è la visione di un occhio solo, ma è una cosa... And no work is just the result of the idea of one or the other, but it's like the vision that you have with two eyes, and the vision is always the result of both eyes. And by the inspiration that these sketches offer, and sometimes Valentina was saying, they collapse together more than one sketch. Sì, questo anche quando realizziamo il lavoro, cioè siamo lì insieme che facciamo un sacco di prove e poi scegliamo e proseguiamo per una strada o per l'altra. And it's not only in the phase, in the conceptual phase of the work, but it's also when they're realizing the work, they're making it in practice, that they are together and they
run a lot of tests, they do a lot of attempts, and then finally decide together which is the way they want to follow to realize the specific work. The question, first of all, there was a thank you for having talked about your work and the way in which you talk about your work, but also your gestures become one thing with your work, so thank you for that. And the question is whether there is a living Italian artist that in some way inspires you, questions what you do, or provides a source of inspiration. Sì, noi abbiamo avuto la fortuna nel 2012 di fare un workshop con Massimo Bartolini alla Fondazione Spinola Banna per l'Arte di Torino. E, in 2012 they had the fortune of taking a workshop with Bartolini at the Fondazione Spinola Banna per l'Arte. Okay, in Turin. Sì, e siamo stati quindi per un periodo di 3 settimane, eravamo un gruppo di 6 artisti e abbiamo proprio vissuto insieme appunto a Massimo Bartolini. E, and for 6 weeks? Per 3 settimane in una stessa casa. There was a small group of 6 artists that lived together with Massimo Bartolini for 3 weeks. E, il workshop era sul tema dell'intuizione e era un workshop appunto in cui semplicemente si discuteva, si parlava e quindi diciamo che per noi è stato un incontro molto importante perché cioè è come un mentore per noi e quindi sì, poi è continuato il rapporto anche al di fuori del... And this for us was a very important experience because during these 3 weeks we discussed and talked. The theme of the seminar was intuition, and the dialogue that they started during that workshop has continued through the years. Another question? Yes. And the question that is also a beautiful comment is about the affection that our friend in the audience sees in many of these works, in Mattino, in Chapeau, and there is this duality of elements that rather than bringing to a clash, it's an encounter, it's a getting together. And he was wondering whether that reflects the fact that you're also a couple. There is almost a romantic dimension. Sì, penso di sì. Appunto, non sono cose che anche noi ritroviamo a posteriori. Abbiamo fatto anche un lavoro che si intitola Tango, che è sono 2 spazzolini che abbiamo scaldato. E la plastica si è, con il calore si è leggermente ammorbidita e le abbiamo girati e, per cui questi 2 spazzolini hanno appunto questa forma che poi è la stessa che ricorre anche nelle punte di trapano, però questa spirale e questi 2 spazzolini sono quindi perennemente, cioè uniti.
all'interno di un bicchiere. E sì, quindi ci piaceva poi preservare questo, cioè, momento della vita, in quel caso, dei due spazzolini. The answer is that sometimes it's for them too, it's after they've produced the work that they recognize this dimension that you were underlying, the affection and the getting together. And maybe there is one of their work that is not displayed here, and it's two toothbrushes that they've lightly heated, and then they twist it together and they're put in a glass. So they're perpetually together, united and twisted in this way. And the title of the spazzolini? Tango. Tango, tango. It takes two. Are there other questions? If there aren't, I really warmly invite you to take yet another look at the exhibit upstairs, and our friends Valentina and Claudio are going to be upstairs. I haven't formally introduced Ara Merjian, because I take for granted that since this is also his house, that everybody knows who he is, and you should all know who he is. Let me tell you just two things before we go upstairs. Ara Merjian is a professor of Italian studies and art history here at New York University. He's a specialist in contemporary art. His last book was on Giorgio De Chirico. He's the author of the introductory essay of the catalogue ORNAGHI PRESTINARI that you will find upstairs. And he's currently working on Pier Paolo Pasolini and his controversial, complicated, complex relationship with contemporary art. So we look forward to Ara's new book, and of course we are going to have a presentation here. Thank you all again very much. Thank you to ORNAGHI PRESTINARI. And to Vittorio Calabrese, who managed not to say a word tonight, but he's the curator of the exhibit.